Un brevetto valido, e questo è un articolo che si trova in tutte le legislazioni del mondo, è valido se sostanzialmente ha due caratteristiche principali. La prima è la novità. Prima si brevetta e poi lo si fa vedere. Prima si brevetta e poi lo si commercializza, lo si mette su internet, ma prima si brevetta. Per quanto riguarda i ricercatori c'è da tirare le orecchie, perché prima fanno la pubblicazione, poi o la tesi o quella che è, poi vengono e dicono: ma vorrei brevettare, troppo tardi. Qui tra le imprese c'è un'impresa che fa emodialisi, che aveva, c'era un brevetto che ci dava fastidio di un'azienda svedese, abbiamo trovato una tesi dell'Università di Tolosa che anticipava quel brevetto, quindi il brevetto l'abbiamo fatto decadere a livello europeo. Perché durante l'esame vengono citati tutte le documentazioni possibili, la maggior parte sono brevetti, ma può essere anche delle tesi, possono essere, o degli articoli su delle riviste scientifiche. Prima si brevetta e poi lo si fa vedere, con il rischio che magari si brevetta un qualcosa che poi non dà un risultato industriale, ma prima si deve brevettare. La seconda caratteristica per avere un brevetto valido è l'originalità. Cioè l'attività inventiva. Ci deve essere un salto rispetto allo stato dell'arte. Magari è nuovo, però è una normale applicazione di un qualcosa, magari in un settore merceologico diverso, senza nessun salto. Mentre la novità è qualcosa di oggettivo, o c'è o non c'è, l'originalità è qualcosa di soggettivo, perché la legge tira fuori per una persona esperta del ramo. Tenete conto che normalmente queste valutazioni si fanno nel corso di una causa. La causa può venire 5, 6, 7 anni dopo il deposito del brevetto. Quindi la persona esperta del ramo dovrebbe risalire al momento in cui è stata depositata la domanda di brevetto, dimenticarsi quello che ha imparato e dire: in quel momento lì c'era un salto di originalità rispetto allo stato dell'arte? Che non è semplice. Tant'è vero che in molte cause abbiamo dei periti che, dei CTU, si chiamano CTU, consulenti tecnici d'ufficio, che a volte danno ragione a uno, a volte danno ragione nella stessa causa, ecco. Magari vengono nominati due CTU diversi successivamente, quindi è qualcosa di soggettivo. Altre caratteristiche è che ci sia l'industrialità. Altre caratteristiche deve essere la liceità e soprattutto ci deve essere una sufficiente descrizione affinché una persona esperta del ramo possa risalire all'invenzione. Non posso fare un brevetto e non voglio rilevare certi segreti, quindi non dico tutto. Ci deve essere bisogna fare in modo che la persona esperta del ramo possa risalire all'invenzione sulla base della descrizione, quindi ci deve essere una sufficiente descrizione.